Sì, mister, un successo che serve a voi per dare continuità, insomma, dei risultati, ma che forse al termine del primo tempo, prima di quel gol di Brambilla, non era, insomma, così netto, perché comunque un Teramo preda delle assenze se la stava comunque giocando. Sì, ma ce l'aspettavamo, perché comunque è una squadra che prova sempre a giocare, però comunque sì, anche nel primo tempo secondo me la mia squadra meritava, insomma, di essere in vantaggio, perché abbiamo... L'unico rammarico del primo tempo è che abbiamo sbagliato un paio di situazioni da gol clamorose, quindi per fortuna siamo andati in doppio vantaggio nel finale del primo tempo, perché sennò poi le partite si complicano, basta un episodio. E invece la squadra oggi è stata molto determinata, e anche nella ripresa rispetto magari per esempio a martedì scorso, non ha gestito il risultato, ma ha continuato a spingere, e per assurdo potevamo fare anche qualche gol in più. Voi siete una squadra che sta occupando l'alto classifica e che da inizio campionato comunque sta attenta alla regola degli under. Come si fanno a combinare le due cose? Perché spesso non vanno di pari passo. Infatti quest'estate non eravamo programmati per stare lì con le grandissime. Poi vuoi un po' il percorso, veniamo da un percorso lungo, perché già l'anno scorso io e metà squadra siamo già insieme da un anno, e questo dà vantaggio sicuramente al percorso tecnico, e l'alchimia che si è creata anche con l'aiuto di questi under che stanno facendo comunque bene. Oggi ho giocato con un 2004 titolare, cosa che fanno pochissimi in questa categoria, e il fatto che sia rapportato poi da risultati del genere, da primo posto parziale in questo momento, è figlio della volontà e dell'alchimia che si è creata tra di noi, ma anche con la società, con l'ambiente. È chiaro che, pur non essendo stati costruiti per quello, la responsabilità della maglia che portiamo e della piazza per cui giochiamo ci obbliga a provare a starci fino a... il più possibile, perlomeno, anche se oggi credo che in questo momento le classifiche siano ancora abbastanza relative. È una cosa che è successa un pochino anche la passata stagione. Eravamo partiti a fari spenti, poi siamo arrivati a dicembre giocandoci un anticipo col Südtirol in casa, che se avessimo vinto saremmo stati primi per una notte. E quindi questo è un percorso abbastanza similare. Poi purtroppo, come sapete tutti, a febbraio ci siamo ammalati in 29 di Covid, e lì siamo andati in difficoltà, ci siamo fermati per un mese, poi abbiamo giocato in 32 giorni, credo, 11 o 12 partite, e abbiamo fatto fatica a rimanere al passo con le grandi di quel torneo. Quest'anno siamo partiti con la stessa attenzione, con la stessa qualità di prestazione, e quindi noi, al di là delle previsioni estive, ora siamo lì e cerchiamo, lavorando, di farci trovare pronti ogni partita. Poi è chiaro che se le grandissime di questo girone faranno molto bene, come per esempio la Reggiana, che sta facendo qualcosa di eccezionale, sarà difficile. Però se non ci fosse... se ci fosse qualche rallentamento da parte di qualcuno, noi dovremmo avere la responsabilità di provarci, di provare a rimanere lì, senza assilli, perché nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, questo sicuramente. Noi non possiamo, siamo una squadra che se pensa troppo fa calcoli, diventiamo normali. Dobbiamo andare forte, vivere la settimana cercando di rimanere sempre intensi, sia fisicamente ma anche di cervello, e quindi non possiamo fare troppa programmazione. Adesso abbiamo la Pistoiese, verrà lì, e come tutte le partite di questo girone ci creerà delle difficoltà per cercare di non farci vincere, e quindi se saremo sul pezzo come oggi o come nell'ultimo periodo potremo dire la nostra, altrimenti potremo avere delle difficoltà, quindi ci fermiamo a quello.